Hello, io sono Velia, io Federica e insieme siamo le K4U. Se siete nuovi e non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Oggi parleremo di libri, ce l'avete richiesto in tantissimi, ci avete chiesto di farvi sapere quali sono i nostri libri preferiti e noi abbiamo fatto ben due cose, non una, ben due. Abbiamo appena fatto uscire un Instagram TV sul nostro Instagram TV, ovviamente, dove vi facciamo vedere tutti i libri che abbiamo in questa casa. Praticamente sono tutti ancora da leggere perché quelli che abbiamo già letto e amato li abbiamo lasciati a Roma, ma ve li facciamo vedere così possiamo ricevere dei vostri commenti e parlarne un po'. Vi lascio il link del video su Instagram TV qui sotto nell'info box, così potete andare a vederlo e ovviamente a seguirci anche su Instagram, e vi lasciamo i nostri social qui sopra impressione. Oggi però cosa facciamo? Quello è su Instagram TV, qui su YouTube invece vi consigliamo tre libri a testa, che sono praticamente la maggior parte dei nostri libri preferiti. Quindi iniziamo subito, vuoi iniziare tu? Inizio io. Allora, io inizio con un libro che per me è un pilastro da quando andavo al liceo, che ho scoperto studiando, perché mi piaceva tantissimo la letteratura, mi piace ancora. Però avevo iniziato a studiare la letteratura francese e mi ha appassionato tantissimo. Cioè, gli scrittori francesi sono tra i miei scrittori preferiti insieme a quelli russi, che vabbè, lo so talmente tanto quelli russi che ormai mi devono piacere per forza. Questo libro è I fiori del male di Charles Baudelaire. Mi ha letteralmente formata, cioè l'ho letto almeno 5 volte, tutte traduzioni diverse. Ho letto libri con la traduzione accanto a quella francese, ho cercato di leggerlo in francese ma purtroppo non è una delle mie lingue principali, quindi purtroppo non lo capisco fino in fondo. Ci sono un sacco di traduzioni e un sacco di versioni diverse. Una delle mie versioni preferite è quella degli Oscar classici, che è di Mondadori, che ultimamente sto amando tantissimo perché è quella che ha proprio il cosino che si apre davanti e mi piace tantissimo. Ha la versione originale e quella in italiano proprio a fronte, quindi le puoi leggere e comparare. È un libro secondo me molto importante, è molto cupo, bisogna anche molto capirlo. Non è un romanzo, sono un insieme di pensieri che principalmente sono i miei libri preferiti in realtà. Mi piacciono molto le composizioni di pensieri messi dentro un libro con un filo logico tra di loro. Non che non ami i romanzi, però è tra i miei preferiti in assoluto, è forse il mio preferito in assoluto. Quindi ve lo consiglio se non l'avete mai letto, e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se l'avete già letto, perché veramente lo consiglio a chiunque mi capita davanti. Non ha una storia appunto perché non è un romanzo, parla delle sue torture, dell'essere annoiato, dell'alcol, della droga, perché comunque era un personaggio, uno dei poeti maledetti. Parla dell'uomo, parla della società, parla del mare, parla di un sacco di cose diverse che però bisogna leggere e capire, ed è applicabile a tutti i giorni. Per questo ve lo consiglio. Quello che vi consiglio io adesso è il mio libro preferito di sempre, penso, e anche io l'ho letto nel periodo del liceo. Non mi era stato dato come compito in classe. No, nemmeno a me. Almeno non penso. Ma era un periodo in cui volevo leggere i classici tipo Jane Austen eccetera eccetera, e mi sono imbattuta in questo libro che è Cime tempestose di Emily Bronte. Non so neanche cosa dire a riguardo, cioè è un libro molto cupo, crudo, ti dà la visione di questa casa che è Cime tempestose, quindi Wuthering Heights è proprio il nome della casa, e proprio leggendolo tu ti immagini questa casa sulla collina con la nebbia, con il vento forte, con gli alberi, il verde scuro. È proprio una storia, non lo so, tormentata. Cioè il personaggio principale, anzi i personaggi principali sono Heathcliff e Catherine, il tutto è narrato dalla domestica, dalla governante che è Nelly, quindi tipo la storia è una specie di flashback dentro flashback, come se fosse una scatola, tipo una matriosca. È il racconto appunto di questa Nelly vabbè, insomma, non vi interessa comunque. Il personaggio di Heathcliff è uno dei più belli che io abbia mai letto, perché sia dall'aspetto che lui è scuro, ha i capelli neri, è tutto un po' brutto, come un corvo, cioè un po' strano da dire, però mi ricorda la figura del corvo. È brutto e cattivo e tormentato e maligno già dall'aspetto, quindi tu leggi la descrizione e fai, ho capito che tipo di persona è. Ma poi tutte le cose che fa richiamano un sacco l'atmosfera generale del libro, tipo è una storia alla fine di, secondo me, vendetta e un botto di gelosia e proprio cattiveria, però la capisci alla fine della storia, non lo so, è un po' strano, c'è questo amore tormentato e totalmente malsano tra questi due, non so cosa dirvi, cioè è pazzesco. Lui è il personaggio che mi è rimasto più impresso di tutti i libri che io abbia mai letto, e forse da quel momento mi sono iniziati a piacere i cattivi. Non lo so, non so cosa dire. Secondo me sì. E la cosa assurda è che è l'unico libro di questa scrittrice. Tra l'altro è la sorella delle altre due Bronte, che sono anche loro scrittrici, quindi che famiglia, ragazzi. È un classico bellissimo, per favore leggetelo, vi stupirà tantissimo. È un amore descritto in un modo completamente diverso da tutti gli altri libri che avete letto. Stupendo, stupendo.
Il secondo libro che vi consiglio non è un classico, l'ho scoperto più o meno l'anno scorso perché curiosavo dentro a una libreria, ho visto questo libro e ho detto boh, 7 anni di riflessioni, viaggio e incontri, un segreto svelato, un'affascinante filosofia di vita, ho detto oddio, mi serve una nuova guida per la vita, lo sento, è lì che mi sta chiamando, mi cerca, quindi ho detto vabbè lo compro. E sto parlando di Come il fiume che scorre di Paolo Coelho. Molti mi hanno parlato tra virgolette male di lui, nel senso che è uno un po' come Baricco in realtà, no? Che mettono tutte le frasi su Facebook, tutti che si improvvisano lettori, tutti che si improvvisano artisti. Ragazzi, questo libro mi ha dilaniato, ve lo giuro, non è un romanzo nemmeno questo, non è un insieme di pensieri, è un insieme di racconti, cioè sono tutti mini racconti di suoi viaggi, esperienze, incontri con persone, cose che ha fatto durante la sua vita. È tutto molto personale questo libro, ma nonostante sia personale per Paolo, in realtà è personale anche per te. Io mi sono ritrovata a piangere disperatamente, ragazzi, ma disperatamente, leggendo ogni singolo racconto di questo libro. Mi rivedevo tantissimo, mi sentivo compresa, ve lo consiglio veramente di cuore perché mi ha fatto un sacco bene, niente, mi è piaciuto molto. Il libro che vi consiglio adesso è Una stanza piena di gente di Daniel Keyes. Mi avete sentito parlare di questo libro da un'eternità su Instagram, soprattutto Instagram Stories, perché veramente vi ho fatto una testa grande così. L'ho amato tantissimo. È uscito nell'81, quindi non è proprio recentissimo. Uscirà nel 2020, dicono, anche un film con Leonardo DiCaprio, quindi io non vedo l'ora di vederlo. E parla di Billy Milligan, che ha il disturbo da personalità multipla. Praticamente lo scrittore Daniel Keyes, durante la vita di Billy Milligan, si è incontrato con lui varie volte e l'ha intervistato, se così possiamo dire, per scrivere questo libro. Quindi tutto quello che c'è scritto in questo libro viene dalla bocca di Billy Milligan, praticamente. Billy Milligan aveva 24 personalità diverse, una completamente diversa dall'altra, anche fisicamente, se così possiamo dire. E all'inizio del libro c'è praticamente un indice dove elenca tutte le personalità e i tratti distintivi per farti capire e farti un po' distinguere chi fa cosa, quando e perché. Perché alla fine 24 nomi più i nomi di tutti gli altri nel libro non sono così facili da ricordare e da capire chi è chi e cosa fa cosa. Però man mano che il libro va avanti, vi giuro, vi ricorderete, anzi capirete voi chi sta facendo cosa, chi ha preso il posto, perché poi sul posto vuol dire che prende tipo il controllo della persona e decide lui e sta facendo delle azioni. E è veramente bello bello bello, ti fa capire tantissimo ovviamente come funziona questo disturbo, ti spiega un sacco di cose, fa proprio l'analisi, e soprattutto nella seconda parte del libro, nella seconda metà, ti fa proprio capire come funzionano gli ospedali psichiatrici. Praticamente Billy Milligan è stato accusato, quindi ha avuto un processo per dei crimini, poi ovviamente vabbè non vi spoilerò come è andato a finire, che vari passaggi ha fatto, visto che è anche una storia vera. Vuoi vedere come va a finire sia dal punto di vista giuridico, quindi se viene condannato, se non viene condannato. Ci sono varie svolte anche per quanto riguarda il processo che sono nuove per l'epoca. È veramente 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 bello e interessante da morire, da morire. Io mi sono innamorata di alcune personalità, altre le odio da morire, però è quello proprio il bello. Questo libro mi ha veramente sconvolto, ho quasi paura di leggerlo perché poi quando lo leggo saremo tipo tutto il tempo a parlare di questo libro. Sì, è abbastanza lungo, ha tipo 600 pagine, però scorrono, non è per niente pesante, boh, è super interessante, non so cosa dirvi. La fine mi ha fatto stare malissimo perché capisci dove vanno a finire queste personalità e lui proprio come persona, Billy Milligan, fai adesso cosa succede, oddio ho scritto questo. Io invece ho appena deciso che rimarrò sulla raccolta di racconti, cioè non racconti, vabbè, sulle raccolte. E anche l'ultimo non è un vero e proprio romanzo, anche se in realtà un po' lo è, e sto parlando di Sabbie Bianche di Geoff Dyer, che è uno scrittore contemporaneo inglese che è tipo uno dei più forti al momento, da quello che ho sentito dire. È il racconto di questo viaggio, perché mi piacciono i libri di viaggi non lo so, però anche questo mi ha molto emozionata perché lui va nei posti del mondo in cui ci sono queste opere gigantesche, principalmente fatte dall'uomo, che sembrano fatte dalla natura, che sono capito, collegate con la natura. Tra l'altro tutte cose vere, tutte cose reali, che poi tu quando leggi il libro ti informi, vai su internet, cerchi le foto, dici oh mio Dio, wow, è bellissimo questo posto. E ragazzi, ho scoperto un sacco di posti meravigliosi grazie a questo libro, ma il modo di scrivere è pazzesco, magnetico. Non so nemmeno come spiegarvelo perché l'ho letto letteralmente in una settimana, perché l'ho divorato, perché volevo sapere di più, volevo scoprire più posti, volevo vedere come si sentiva in quel posto lui, cosa ne ha tratto, cosa ha capito sulla società, perché è anche un libro abbastanza sociale, tipo va in Polinesia e fa vedere tipo come era la realtà della Polinesia rispetto alla sua. Ho appena letto che Geoff Dyer dice che questo libro non è un romanzo, non è un reportage, non è una raccolta di racconti, nemmeno un diario di viaggio, quindi io non ci ho capito niente. Ok. È tutte queste cose, ok? E si ostina a non esserne nessuna, quindi in realtà ci avevo capito tutto. Ve lo consiglio con tutto il cuore. Allora, io sto cercando di consigliarvi dei libri abbastanza diversi tra loro, così possono piacere un po' a tutti. Io no. Tipo uno era il classico, quindi classico, vabbè, a chi è che non piace. Pure se non vi piace, comunque c'è gente
a cui piacciono i classici. L'altro era un libro un po' più di psicologia, un po' più attuale della società. Ci siamo, perché pure il mio quell'altro. E l'altro è un libro che può piacere magari a chi di voi è un po' più piccolo, tipo che va al liceo. Io l'ho letto, penso alle medie, ed è molto toccante, però è adatto secondo me a, non bambino, un ragazzino, un ragazzo, un ragazzetto, e anche un adulto ovviamente, però nel senso, se siete più piccoli potete leggere anche questo libro secondo me. E non è una delle solite cose stupide tipo boh, I Love Shopping di Sophie Kinsella. È un libro un po' più, non è stupido, con significato. Vabbè, non è proprio grave come libro. Però comunque sono libri. È leggero. A me piacevano un botto. Io l'ho letto tipo quasi tutti. Quindi sono Pinsella. Però insomma, questo è un po' più con spessore. Ed è Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Ho provato a pensare a come spiegarvelo, ma senza fare troppi spoiler, senza diventare troppo pesante, non sono tanto capace. Quindi per iniziare vi leggo un po' cosa c'è scritto dietro al libro, ok, per darvi un'idea. L'estate più calda del secolo. Quattro case sperdute nel grano. I grandi sono tappati in casa. Sei bambini sulle loro biciclette si avventurano nella campagna rovente abbandonata. In mezzo a quel mare di spighe c'è un segreto pauroso, un segreto che cambierà per sempre la vita di uno di loro. Quindi, i protagonisti sono dei bambini. Per dirvi soltanto l'inizio, spero di non farvi troppo spoiler, questi bambini stanno giocando, uno di loro deve fare una penitenza e mentre visita questa casa abbandonata trova un altro bambino che è tipo incatenato, quasi cieco, insomma è ovvio che è stato rapito e che non sta lì per sua volontà. Questi due bambini iniziano a fare amicizia e caso vuole che grazie a una notizia al telegiornale il bambino che ha trovato l'altro bambino, cioè il bambino non rapito, scopre una cosa molto importante sul bambino rapito e che è molto vicino a lui, cioè sono molto collegati, quindi diciamo che è una storia proprio struggente di amicizia tra questi due bambini prima di tutto e poi anche tipo dramma sociale, familiare. Dramma familiare, ma proprio dramma, cronaca nera se così vogliamo dirlo, cioè ci sono cose losche in mezzo. Una cosa secondo me molto importante è che la storia è ambientata nel sud Italia, quindi oltre a quello che poi succede nel libro, che vabbè succede, ti fa anche sentire molto più vicino alla storia visto che succede nel paese in cui viviamo, quindi non è una cosa lontana come i libri ambientati in America che pensi boh non riesco a immaginarmelo, è proprio una cosa che ti costruisci con la fantasia, riesci a vedere quello che succede nel libro, quindi è bello. Io mi ricordo proprio che questo libro mi ha lasciato un segno, cioè quando ero piccola ero convinta che quel libro fosse il mio preferito, forse perché si distingueva dagli altri che avevo letto un po' più light. Mi ha insegnato proprio delle cose belle nonostante il libro non sia proprio sprettante di gioia, sprettante soprattutto. E niente, ve lo consiglio sia che sia di adulti sia che siate un po' più piccoli, perché secondo me è bellissimo. Avevo visto anche un altro libro di Ammaniti, però non l'ho preso. Avevo fatto un sondaggio nelle storie per chiedervi quale scegliere tra vari libri e molti di voi mi avevano consigliato quel libro lì. I don't know, magari lo leggerò, fatemi sapere voi. Ragazzi, io mi scuso perché ho portato solamente raccolte, però vi giuro che la prossima volta porterò dei romanzi per chi magari preferisce romanzi alle raccolte. Io purtroppo quando vedo una raccolta e so che racchiude la vita di una persona o dei pensieri o delle cose, anche tipo i libri di poesie, io vado dritta, cioè sicuro lo leggo, sicuro piango, sicuro sto male. Sto leggendo Diritto e Castigo, quindi magari diventerà uno dei miei libri preferiti, magari sarà nei prossimi libri che vi consiglio e magari quello perlomeno è un romanzo. Detto questo, vi ricordiamo che su Instagram trovate la lista intera di tutti i libri che abbiamo qui a Milano con noi, che dovremmo ancora leggere. Alcuni abbiamo già letto, però molti sono da leggere. E vi ricordiamo che vi lasciamo tutti i link sotto nell'info box e anche i nostri social qui in sovraimpressione, perché lo trovate nell'Instagram TV del nostro profilo insieme. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere un grandissimo pollice in su e soprattutto iscrivetevi al canale che ci fa tanto tanto piacere. Noi vi mandiamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Hello.